Ritrovo con piacere Massimo Del Papa, giornalista e scrittore. Ciao Massimo, ben trovato con me. Buongiorno. Allora, con Massimo Del Papa si fa un discorso oggi su questo andamento, e cioè tu in un modo un po' provocatorio hai scritto recentemente: davvero si pensa di vincere la guerra con la pasta scotta e dormendo in pigiama, cappottone e col bacco stile Soviet? Come dire, sembra molto semplice come viene gestita la questione del conflitto e soprattutto quello che è il problema per noi, vale a dire il rincaro delle bollette. Uno dice: vabbè, mettiamo il termostato un grado di meno, ci mettiamo il cappotto in casa, i guanti, i calzettoni, il cappello, che importa se gli anziani muoiono di freddo, se i bambini si ammalano di più, che importa, tanto abbiamo questo conflitto da dover gestire. Che cosa ne pensi? Ma intanto quella, io la guerra ce l'ho messa, poi l'hanno titolata così, ma era volutamente una, così, una forzatura, nel senso che tu lo sai che io sono senza riserve contro Putin, che considero un dittatore, è un invasore seriale, per quanto non sopporti neanche Zelensky, perché francamente è un personaggio che non mi ispira nessuna fiducia. Comunque, però, insomma, credo anche, cerco anche di essere onesto, e se metto insieme le cose, cioè la connessione tra guerra e carenze energetiche, così, io non ce la vedo, è un pretesto. In questo caso sì, la guerra aggrava certe dinamiche, ma non dipende dalla guerra, non dipende dalla situazione in Ucraina, perché di rincaro delle bollette con connesso l'andamento che faceva aumentare i prezzi delle energie e faceva scarseggiare l'approvvigionamento, se ne parla da ottobre del 2021. E la guerra è uscita 4-5 mesi dopo, se ne parla da 4-5. E che cosa hanno fatto? Cosa ha fatto l'Europa, tanto per cambiare? Assolutamente niente. Cosa ha fatto Draghi, che tutti ancora rimpiangono e vogliono che torni? Assolutamente niente. Quindi il fatto della guerra è molto molto relativo, non c'entra. C'era una dinamica, perché sappiamo che insomma l'energia fa parte di un mercato finanziario altamente speculativo, perché sappiamo che insomma il prezzo delle materie prime energetiche si fa in Olanda, eccetera, quindi l'Olanda insieme alla Norvegia stanno guadagnando fantastiliardi a spese nostre. E perché l'Unione Europea, tanto per cambiare, si è baloccata? Cioè noi, queste ancora si devono trovare, è passato un anno, continuano a dire: adesso ci troviamo, adesso ci vediamo. Ma non si trovano. Perché non si trovano? Perché non sanno che cosa fare, non sanno che cosa dire. E quindi siamo in mano a questi burocrati. Insomma, l'Unione Europea è un circolo della caccia, è un circolo massonico, è un, la von der Leyen che vuole il tetto del gas, vuole, cioè sono tutte cose lunari, perché io adesso devo comprarmi il telefono nuovo e voglio farmi quello che si piega della Samsung, costa 2.000 euro. Allora dico: eh no, cara Samsung, io c'ho bisogno, quindi adesso io metto un tetto e te lo pago quello che voglio io. E la Samsung mi dice: caro amico Massimo Del Papa, sai cosa c'è? Che te ne vai a fare in culo tu e te, così. Ecco, questo è il patto. Cioè, io ho bisogno del gas, tu me ne dai meno, allora io non tu fai il prezzo che me lo dai, lo faccio io che lo ricevo e lo abbasso, e tu me ne dai ancora di meno, anzi non me ne dai più. Che cose fanno l'Europa, fa queste cose qua? E sanno fare solo cosa? Tasse, tassano gli extragettiti, tassano l'eccesso di produzione. Prima gli dicono di produrre energia con le alternative, le rinnovabili, così. Poi se producono energia glieli tassano al 100%, mandano in rovina le aziende che si sono fidate, che hanno investito nel fotovoltaico, eccetera. E l'Europa sa fare solo questo. È passato un anno, solo dei deficienti
Allora, io capisco che di fronte a un'invasione, perché c'è un'invasione, poi mi attaccheranno, ma c'è un'invasione, no, è inutile che dicano i filosovietici, no, non c'è, non abbiamo visto niente. C'è, però dico, cerchiamo di essere onesti, se le sanzioni danneggiano chi le fa e non chi le riceve, allora o cambi strategia, o cambi andazzo, o le lasci perdere, non è una cosa che mi sta tanto in piedi. Sì, certo. Allora, il punto è, l'energia ha cominciato a scarseggiare, a costare cara, perché scarseggiare in realtà no. Un anno fa, cosa è stato fatto? Niente, è stato fatto che ancora Draghi veniva qui, veniva la solita Greta, quella povera disagiata, bisogna fare la transizione come vuole Greta. Cosa è successo? Che adesso non solo la Cina apre 800 centrali a carbone, non solo l'India, no, ma anche l'Italia riapre le centrali a carbone. E salutami a Sorata e salutami anche a Greta. Cioè, questi hanno perso tempo, non hanno fatto nulla, hanno lasciato che i prezzi si impennassero, hanno fatto una politica geostrategica energetica per cui se prima dipendevamo per il 40% da Putin, adesso siamo completamente dipendenti. Allora si va in Algeria, si va in altri paesi poco democratici. Quindi la guerra, secondo me, c'entra poco. Poi sull'altro aspetto che tu accennavi, cioè mettere il cappottone, mettere il coso, ma questo lo facevamo già. Questo lo facciamo già. Magari non a livelli che ci dicono adesso, ma insomma lo facevamo già. Perché il grado in meno, sono anni che la gente in casa tiene un grado in meno, sono anni che mettono un maglione in più e tengono un'ora di meno. Allora, dove io non sono d'accordo è, cioè questi arrivano e dicono che bisogna fare dei comportamenti virtuosi, già a me quando uno Stato mi dice come devo essere virtuoso, io mi considero liberale, quindi mi dà fastidio, non lo accetto, non è lo Stato non mi deve dire come essere onesto, semmai, anzi no, mi deve sanzionare se sono disonesto, ma non mi deve dire come devo essere, eccetera. Ma poi c'è una cosa che faccio già, tu le fai già, le facciamo già, cioè andare a chiedere ancora di più vuol dire chiedere l'impossibilità, non si può fare di più. Sì, potremmo andare nei centri commerciali dove a dicembre c'è una temperatura tropicale e agire su quelli, cose che non faranno, ma il resto non è che si può fare. Per quello che riguarda i comportamenti virtuosi, il fatto di essere a casa propria, come dicevi tu, ognuno fa un po' ciò che ritiene più opportuno, fatto salvo che ci sarà presumibilmente il vigile urbano o le forze dell'ordine, chi che sia, che potranno venire a suonarti a casa, un po' come accadeva con il caro vecchio Covid, per vedere quanti eravate a casa tua e capire se c'era un festino in atto. Adesso vengono lì e controllano la temperatura del tuo termosifone. Ma al di là delle case, che comunque già questa mi sembra una cosa assolutamente iniqua, cioè il fatto che, come dicevi tu, ognuno non possa avere il proprio termosifone, il proprio termostato esattamente così come lo vorrebbe, il problema ricasca sulle aziende, le piccole e medie per esempio, o addirittura le micro aziende, che comunque avranno dei seri problemi riguardo l'energia. Ce ne sono alcune energivore, guarda, io penso per esempio ad una radio. Le radio sono aziende che si sostanziano di energia. Beh, insomma, sarà veramente un problema andare avanti. Che ne pensi di questo? Ma ogni azienda ha bisogno di energia e consuma energia. A parte il vasaio che fa i vasi di terracotta con le mani, ma dove c'è una forma di impresa minimamente strutturata ci vuole l'energia, come c'è sempre voluta. La rivoluzione industriale questo è stata. Quindi stanno distruggendo tutto, stanno ammazzando tutto, stanno chiudendo a rotta di collo. E tu non puoi mandargli una bolletta. Allora, in Inghilterra hanno fatto 190 miliardi, stanno stanziando per tamponare questa dinamica. E noi siamo ancora lì per 6 miliardi, ma è difficile adesso, vediamo, bisogna andare in Parlamento. C'è mai andato in Parlamento questo qua? Draghi ci va adesso, perché deve far pesare non si capisce cosa.
Beh, stanno distruggendolo. È un'azienda che paga 10 di energia e la bolletta dopo paga 60 e l'anno dopo paga 150, è chiaro che non può reggere. Allora, andiamo con ordine. Io possono pure venirmi a bussare alla porta, a vedere, poi bisogna vedere se li apro. Io non li apro, poi facciano quello che vogliono. Ho qualche dubbio che in certe zone del sud che vanno lì a fare i controlli accettino, guardi, che sono mica scemi, andare lì a prendere mazzate o volare dalla finestra, ho qualche dubbio che si prestino. Questo però ci dimostra una cosa, che io almeno lo sostengo da almeno un anno, cioè questa cosa qui è la continuazione del lockdown con altri mezzi. Prima c'era quello sanitario, adesso ci sarà quello energetico, poi ci sarà quello ambientale, poi ci sarà quello legato alla sicurezza, perché hanno capito che conviene far così. Conviene far così perché i soldi non ci sono, perché le idee non ci sono, allora teniamo tutto chiuso, questo vogliono fare. E mi preoccupa che a sinistra, è chiaro perché ce l'hanno nella testa, ma mi preoccupa che anche a destra non è, ci girino intorno, lo dicevamo già la settimana scorsa, non è che sono molto netti, molto trasparenti su questa cosa, ci girano intorno, sarebbe tanto una misura anticostituzionale, è una misura autoritaria, di regime. Il regime piace a tutti, perché appena uno al potere piace a tutti, e se è vero come è vero che anche se la Meloni dovesse andare a comandare ci andrà con un governo più o meno allargato, di più o meno solidarietà nazionale, allora vuol dire che siamo a punto da capo, cioè sono tutti dentro, e anche gli italiani tutti dentro chiusi, perché credo che non ha senso, e non bisognerebbe accettarlo come abbiamo accettato tutta la farsa delle mascherine, dei tamponi, dei vaccini che 4, 5, 6 adesso si è visto, del tachipirina e vigile attesa, cioè questa tragedia, che è stata una tragedia di come è stato gestito il Covid, dovrebbe pure insegnare qualcosa. Sì. Se non insegna niente, allora siamo destinati a ripetere gli stessi errori in eterno per qualunque presupposto. Io mi dispiace, ribadisco, in questo caso la guerra c'entra poco, c'entra relativamente, c'entra magari di sponda. Mi sembra più un modo surrettizio, ancora una volta, per cambiare le cose. Adesso non voglio scomodare queste teorie del grande reset, perché te l'ho già detto tante volte, grande reset per sé è come la bolla di internet, c'è dentro di tutto, ci puoi mettere di tutto, però effettivamente invece mi sembra che ci siano, ecco, dei propositi per cui, non so, i pannelli fotovoltaici sono 30 anni che li propugnano, non hanno risolto niente, perché al massimo ti danno il 6-7% del fabbisogno, quindi la gente si è stancata di investire per poi venire stratassata. Cosa facciamo? Gli togliamo tutta l'energia che serve, così questi devono farselo per forza o per amore. Cioè, mi sembra più queste cose qua, e parte dall'Europa sempre questa cosa qui, no? Cioè li mettiamo di fronte al fatto compiuto, così come il terrorismo ambientale è la stessa roba, noi lo sappiamo che c'è tutto mi stupisce molto il fatto che quelli che vedono delle manovre più o meno da grande reset nel Covid e le vedono nella guerra e nell'energia, non le vedono sull'ambiente tutti oddio, andiamo tutti, ci sciogliamo, evaporiamo, ma invece no, noi sappiamo benissimo che anche sull'ambiente il terrorismo è fatto ad arte per convincere la gente a... Ora, quest'idea di reagire a una situazione critica, che peraltro ha creato l'Europa e che i nostri governi, Draghi su tutti, hanno assecondato in maniera sconsiderata. Ora, reagire a una situazione critica non reagendo, ma rassegnandosi. Ah, vabbè, allora non abbiamo il gas? Bene, soffriamo il freddo, bene, facciamo più sacrifici, quell'altro idiota sarà un premio Nobel, ma un idiota, facciamo la pasta senza gas, quell'altro, gli scienziati di servizio, che sono come i virologi, no, ma il freddo conserva, il freddo preserva, le salme preserva, cosa preserva? Se il freddo preservava
così ed era la soluzione alternativa, non avevamo inventato il riscaldamento, che peraltro avevano già gli antichi romani. Cioè, se ci siamo dotati di riscaldamento in casa, evidentemente perché volevamo vivere, non morire. Ora, sì. Io sono convinto di una cosa, cara amica Beatrice, che qui si farà lo stesso errore di tachipirina e vigilattesa. Perché ci sono voluti 180.000 morti, io ci metto anche quelli del vaccino, quindi diciamo 200.000 morti, per capire che sbagliavano. Ora, con questa peana al freddo, al buio, coso, si faranno un altro 200-300.000 morti e poi verranno a dirci: ma chi ha sbagliato? Ah, noi l'avevamo detto, non è vero. Ma chi è che gli è saltato in mente? A voi, a tutti, ai medici, ai premi Nobel che vogliono la pasta senza gas, ai giornali di regime, a tutti questi qua. Si farà un'altra ecatombe. E allora a questo punto comincio a pensare che l'incapacità sia superata da qualcosa di più. Perché non è possibile perseverare, qua veramente è demoniaco. E mi stupisce anche un'altra cosa, che mentre tutti gli altri paesi, di fronte a una situazione così, in un modo o nell'altro dicono dobbiamo reagire, reagiamo, l'Italia c'è questa campagna elettorale dove tutti non fanno che... Allora, Salvini lancia l'allarme, Meloni lancia l'allarme, Letta lancia l'allarme, quell'altro si mette le mani nei capelli, quell'altro... ma che paese è? Un paese che ha rinunciato totalmente a vivere, a reagire, a produrre, a organizzarsi? Cioè noi, ma sarà da 30 anni, da 40, ogni volta che c'è qualcosa reagiamo non reagendo. C'è il Covid, tutti dentro a cantare, andrà tutto bene. C'è, manca l'energia, che problema c'è? Crepiamo di freddo, che siamo felici. C'è il coso, va bene, ci diamo le martellate sui maroni. Ma un paese che fa così non ha senso, ha finito. E siamo l'unico paese che fa questa roba. Sì, infatti, ma è veramente incredibile poi, come dicevi tu, il fatto di affrontare le cose senza reagire. Un po' forse potevamo capirlo anche dagli ultimi mondiali di calcio, quando giocavamo sempre in difesa invece che in attacco. Questo è un vecchio vizio, diciamo. Però perlomeno prima la difesa italiana, che era quella, si diceva all'epoca, del catenaccio, cioè tutti sì. Però poi c'era il contropiede che li fregava. Infatti abbiamo vinto bene o male 4 campionati del mondo, abbiamo vinto tante cose. C'è andata cose, bene, no? Sì. Adesso no, non c'è più il contropiede, c'è solo ma neanche il catenaccio. C'è, vabbè, noi ci allarghiamo, sfondateci di reti, fate quello che volete, siamo qua, ci lamentiamo. O poi, vedi, i romani, per esempio. Siamo un popolo di santi, Massimo, forse è questo. Vedo su Twitter, la notizia, un cinghiale gigante si è avventurato in zona Prati, pesa 350 kg, e i romani non è che dicono, cazzo, ma qui veramente abbiamo superato... su Twitter, vedi, c'è pappardelle, e pappardella al cinghiale. Ma perché sempre questa cosa da bombolo, questa roba dell'ermonnezza, da commedia romana? Ma non è questione di fare lo spirito per dire non facciamo niente, e pappardella al cinghiale, no, qui o si risolve il problema, e invece non si risolve. Per qualunque cosa noi ce la caviamo mettendoci in ginocchio e così ridendoci addosso, compatendoci da soli. Mi sembra che un paese così non ha neanche diritto di vivere più, e mi pare che questa campagna elettorale io non faccio altro, perché io non voto? Perché non faccio altro che sentire tizio mette l'allarme, quell'altro si mette le mani nei capelli, quell'altro il monito, quell'altro getta l'allarme. Ma che palle, però, figlioli, ma datemi, non hanno un'idea, perché se ci fai caso anche lì destra, sinistra, fingono di scannarsi. Io non voglio essere qualunquista, però la sinistra è stata lista per vocazione, la destra della Meloni è stata lista per cultura. L'unica cosa che sanno dire è, anche lì, e anche il caro Mattarella, bisogna mettere un tetto al prezzo del gas. Ma l'abbiamo detto, è una misura assurda questa qui. Non ce l'hai, gli metti un tetto a una cosa che non ti danno. No, e tutti cosa fanno?
tassare le aziende, tassare gli extra ricavi, tassare l'extra coso, mettere più tasse. Ma cazzo, abbiamo un comparto industriale distrutto, già messo in crisi da 2 anni e mezzo di Covid. Noi, lo sai bene, siamo ancora più in crisi perché sono 6 anni che aspettiamo una ricostruzione del terremoto. Nel 2020 hanno chiuso 300.000 aziende, nel 2021 non lo dicono, sono state di più. Quindi quest'anno rischiamo con 1 milione in meno di attività, cioè vuol dire che in 2 anni perdiamo 2 milioni di attività, fai un po' il conto, della gente che resta senza il lavoro. E cosa pensano di fare? Tassare. È una situazione drammatica, chiaramente, che esige una riflessione, ma chiaramente noi diamo degli spunti. Non lo so se è drammatica, mi pare surreale. Io poi vado in giro, non so se li vedi, vai in giro, vedi la gente, chiaro che la gente non può solamente passare il tempo a disperarsi, però chiaro, ci sono delle cose, quando tu vai in un paese straniero, la prima cosa che cogli è delle vibrazioni, sì, un'atmosfera, un comune sentire. Qui vai in giro e vedi tutti che ridono al telefono, dicono le cose, parlano, mica si rendono conto questi che fra un mese rischiamo di non uscire più, ma no perché non ci fanno uscire, perché non avremo neanche più la forza. Mica si rendono conto di quello che è già in atto e che sta succedendo. No. Vale la pena questa riflessione, Massimo, quindi noi la facciamo con te volentieri e cerchiamo anche magari nel nostro piccolo di non disperarci, come dicevi tu, però la soluzione dovrebbe partire dall'alto, comunque dalla politica. Vedremo anche con te quali saranno gli sviluppi, ci risentiremo anche la prossima settimana. Grazie a Massimo Del Papa, ciao, buona giornata. Ciao. Segui il mio canale YouTube e il blog sul sito Fabbrica della Comunicazione, anche su Telegram. Iscriviti alla newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.